Quest'anno vendemmia molto 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 diversa rispetto alla vendemmia precedente e questa ormai è una caratteristica del nostro mestiere che ci porta a notare questi sbalzi climatici da un anno all'altro sempre più, più isterici direi, visto che siamo passati da, da una vendemmia piovosissima e fredda del 2016 ad una vendemmia invece in, in stress idrico come questa. Eh, Quest'ultima è una vendemmia molto interessante anche perché siamo stati eh, fortunatissimi rispetto a quello che è accaduto attorno a noi in tutta Europa dal punto di vista meteorologico, quindi eh, sia le grandinate che il problema delle gelate. Eh, siamo stati salvati da tutto questo e abbiamo quindi potuto portare alla corretta maturazione la nostra turbiana dalla quale nasce Lugana. E l'abbiamo fatto capendo comunque anche, ancora una volta, quelle che sono le caratteristiche del, di questo vitigno, che in quest'anno è stato caratterizzato da delle differenze incredibili tra i vigneti giovani, i vigneti eh, di mezza età e i vigneti invece più maturi, con delle caratteristiche completamente diverse gli uni dagli altri. Il Lugana oggi quante bottiglie fa? Il Lugano oggi occupa una superficie di all'incirca 1800 ettari e noi calcoliamo che ad oggi dovremmo avere in bottiglia intorno ai 17 milioni, tra i 16 e 17 milioni di bottiglie. Questo perché una parte di questi ettari non sono ancora in produzione, sappiamo che come in tutte le denominazioni italiane il, dal momento in cui è piantato il vigneto il vigneto entra in produzione nel giro di 3-4 anni. Questo, sia dal punto di vista normativo, quindi ti è concesso una produzione che è proporzionale al, all'età del vigneto fino al raggiungimento della piena produzione nei quattro anni. Quindi, dicevo, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista pratico, cioè un vigneto comunque raggiunge sicuramente il, la sua massima potenzialità non prima dei tre anni. Vogliamo ricordare quali sono i paesi del terreno dell'Ugana? Il, il Lugana è un, più o meno un cerchio che occupa il sud del lago e questo cerchio ha più o meno una 10, 11 km di diametro e il, il suo centro è tra più o meno a San Martino della Battaglia, a sud di Sirmione e Rivoltella. E occupa infatti una parte del comune di Desenzano, quindi la parte più a est del comune di Desenzano, la parte scendendo verso sud c'è una piccola pendice che tocca il comune di Lonato, si arriva a toccare Pozzolengo, il nord di Pozzolengo. E poi si tocca invece Sirmione, tutta la parte sud di Sirmione e la parte ovest di Peschiera. Quindi sono cinque comuni, ma nessuno di questi cinque comuni è completamente inglobato all'interno del Lugana. Quello che lo è di più è il comune di Sirmione, ma se consideriamo che tutta la zona della penisola non è vitata, eh, chiaramente questa superficie si riduce. Caratteristiche pedoclimatiche? Ma eh, noi abbiamo la fortuna di essere in una, in una zona che fa sempre più capire quanto è un ponte tra quello che è un clima eh, subalpino e un clima mediterraneo. Quindi anche il fatto di avere questa apertura nelle Alpi che, che è il lago di Garda, che di fatto collega eh, questi due mondi, questi, queste due zone meteorologiche così diverse tra di loro, eh, mitiga e unisce ancora di più queste, queste condizioni. Per cui siamo capaci di inverni piuttosto freddi, anche se il lago, comunque la presenza di questa enorme massa d'acqua eh, riduce quello che è la rigidità degli inverni. Con delle estati, come abbiamo visto quest'anno, davvero estremamente calde e poco piovose. Per cui abbiamo una situazione che, che, che porta una parte di Mediterraneo e una parte invece di montagna. E credo che questo sia uno degli elementi più interessanti, che comunque aiuta il nostro vino ad essere così interessante. Questo grande successo all'estero, come è, com è nato? Mm. Ma allora, sicuramente nasce dal fatto che la, il Lugana nasce da una zona frequentata dal punto di vista turistico in modo eh, importante e, e che eh, soprattutto ha visto, secondo quello che mi sembra aver capito, un turismo che è cresciuto moltissimo dal punto di vista qualitativo negli ultimi anni. Eh, il turismo che più o meno vent'anni fa avevamo sul, in questa zona del lago di Garda è un turismo che aveva toccato altri vini, portava via con sé altri vini che oggi eh, non sono più eh, così, eh, così oggetto di interesse. Il, la crescita qualitativa del Lugana secondo me, ha eh, seguito, comunque è stata eh, sincrona con una crescita qualitativa del turismo sul lago di Garda, che eh, ha portato sul lago non il, il, la persona, eh, il tedesco, l'austriaco, l'olandese, che vedeva nel lago di Garda una destinazione economica e, e, e vicina, ma ha iniziato a portare sul lago di Garda chi cercava... Una, una ricettività e una qualità di, della ricezione eh, piuttosto alta, perché il lago non è più stato quindi la destinazione è più a portata di mano, ma ha iniziato ad essere un po' più. Difficile da raggiungere con i nuovi flussi turistici dati da, dai voli low cost e così via. Il Lugano ha seguito probabilmente questa cosa. È stato il prodotto giusto per un livello culturale medio-alto che è stato quello che si è affacciato sul lago e che quindi ha iniziato a portare a casa un prodotto eh, da far conoscere agli amici e presentandolo in un modo piuttosto elevato. È chiaro che non è soltanto il fatto di essere stati nel momento giusto, nel luogo giusto, con la qualità giusta, ma è stato anche sicuramente una crescita di, di quello che è la, la qualità media. Oggi eh, assaggiare un Lugana significa comunque avere una buona sicurezza sul fatto che eh, assaggi un prodotto il cui livello qualitativo medio è davvero molto interessante siamo ancora in piena vendemmia e come sarà il vino del 2017? Eh, bella domanda eh, ha sicuramente le caratteristiche di base per poter essere un, un vino che esprime la freschezza eh, che, che, che ci aspettiamo da Lugana quindi un vino croccante un vino fruttato in gioventù e poi capace di esprimere mineralità eh, è comunque devo dire eh, difficile Vederlo completamente e in questo sarà anche il bello: il bello anche per noi che lo produciamo del continuare ad assaggiare i nostri vini mano a mano che passa il tempo. Perché eh, è difficile prevedere con precisione quello che potrà essere nel giro di sei mesi, un anno, dieci anni. Per cui, bisogna che, che tutti facciate come facciamo noi. Quindi continuare ad assaggiarlo dopo sei mesi, dopo un anno, dopo due anni e non aver paura di dimenticarne qualche bottiglia da qualche parte, perché il Lugana di qualche anno è capace di sorprendere.